Su due macchinari in dotazione non ne funziona neanche uno, così il servizio all'utenza è compromesso. La nuova denuncia che ha per protagonista l'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove le due risonanze magnetiche sarebbero fuori uso, arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, candidato sindaco civico per le prossime amministrative del Comune di Pescara, che questa mattina con alcuni cittadini ha dato vita a un sit-in di protesta davanti al CUP dell'ospedale del capoluogo adriatico. Stiamo denunciando delle gravi criticità. Intanto qui ci sono due risonanze magnetiche, inspiegabilmente non funzionano neppure nessuna delle due. Una è stata dismessa a novembre 2023 per un guasto irreparabile, un'altra di altissima tecnologia, altissima potenza, 3 Tesla installata quest'estate, mai entrata in funzione, mai collaudata, e questo sta recando un disagio pazzesco ai pazienti. I ricoverati sono costretti a essere trasportati all'esterno, in strutture esterne, ma non solo, gli esterni sono costretti ad andare in altre ASL oppure ad andare addirittura fuori regione, e questo sta incrementando la mobilità passiva. Ma non solo, tanti stanno rinunciando perché si vedono cancellate le prenotazioni e rinviate a data da destinarsi. Ma addirittura in questi giorni gira voce che vorrebbero noleggiare una risonanza magnetica mobile, udite udite, anche con personale medico a noleggio. Ecco, questo sarebbe pazzesco, perché non vorrei che si ripetesse il grande scempio, la grande vergogna delle PET TAC, che per 15 anni abbiamo pagato 15 milioni di euro di affitto per una struttura che ad acquistarla costa solo 1,5 milioni di euro. Poi abbiamo scoperto che nel 2019 è stata donata da una fondazione canadese la brachiterapia, che è una strumentazione per curare i tumori ginecologici, alla ASL di Pescara, dismessa nel 2021 e lasciata in completo stato di abbandono. Ho chiesto con un'interpellanza al presidente regionale, l'assessore regionale alla sanità, di chiedere, ho chiesto conto di queste cose, di rispondermi, ma anche su altre cose. Ho scoperto che addirittura i sotterranei dell'ospedale di Pescara continuano a essere quasi pareti bombardate con calcinacci che scendono, e poi ho fatto proposte costruttive per l'ospedale di Penne, l'ospedale di Popoli, l'ospedale di Pescara. In questi giorni si sta approvando il piano di riordino della rete ospedaliera in Regione Abruzzo. Io ho chiesto di elevare a UOC, a unità operative complesse, la medicina di Popoli, l'ortopedia di Penne, che è una grande eccellenza, e la radioterapia di Pescara. Ricordiamo che manca ormai da 3 anni il primario a medicina nucleare, e come in tante altre parti. Ecco, questa non è la sanità che vogliamo. Bisogna lavorare per assunzione di nuovo personale, perché assumendo nuovo personale e facendo funzionare le agende istituzionali si potrebbero abbattere le liste d'attesa, ma soprattutto le strumentazioni che ci sono all'interno dell'ospedale devono funzionare, perché se abbiamo strumentazioni che costano milioni e milioni di euro, che vengono acquistate e poi non fanno funzionare o vengono lasciate in abbandono, ecco, questo grida vendetta, e tutto ciò sicuramente non va a risolvere i problemi della nostra sanità.